Buongiorno amici, benvenuti in questo nuovo video. Qui di fianco a me ho questo muro di pacchi che mi è arrivato da parte di Prozis e ci sono dentro talmente tante di quelle cose super carine, super interessanti, alcune novità che non ho mai provato, altre cose che non riesco a smettere di comprare perché sono troppo buone. Ho deciso di farvi l'unboxing qui insieme, così posso già dirvi cosa vi consiglio vivamente e farvi vedere invece le novità che ho preso, cioè novità per me perché non le avevo mai provate finora. Come vedete sono due pacchi perché il pacco sotto, quello rosso, ha tutto ciò che ha una conservazione fuori frigo oppure semplicemente cose che non sono cibo, quindi oggetti, cose del genere. Sopra invece abbiamo lo scatolone, quello refrigerante, quindi con tutti i surgelati. Direi di partire proprio da questi, altrimenti mi si sciolgono. Molto bene! Mettetevi comodi perché c'è un bel po' di roba. Allora partiamo da queste cose qui che pensavo di smettere di prendere perché in teoria io mi stavo preparando al freddo, all'autunno, l'arrivo dell'inverno, ma ci sono ancora 65.000 gradi, quindi a sto punto continuo a prenderli. Sono praticamente, oddio, non so come spiegare, dei preparati per degli smoothies, che altro non è che frutta già tagliata, surgelata, che voi mettete nel frullatore con un po' di latte vegetale e vi escono degli smoothies veramente buonissimi, senza zuccheri aggiunti, quindi se volete li aggiungete voi. E ce ne sono veramente di tantissimi tipi, ad esempio questo ha il melograno, la mela, la fragola, i mirtilli, super super buono, ma ne ho preso anche un altro che è questo qui. Io penso di averli provati ormai tutti, se non sbaglio, e a me queste cose fanno impazzire. Questo nello specifico ha fragola, pitaia, ananas e mirtillo. Molto 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 buono. Poi la sezione che mi piace di più è la sezione mercato, dove c'è un bel po' di verdura surgelata. Io preferisco ovviamente la verdura fresca, però ci sono alcune cose specifiche che averle surgelate mi torna molto comodo, tipo gli spinaci. Letteralmente vivo di spinaci surgelati, sono troppo comodi, velocissimi da fare e questi sono anche tagliati molto molto finemente. Cioè, non so come spiegarvi, come se non fosse la foglia intera, ma forse un po' tagliata, non lo so, però mi torna molto comodo per i ripieni delle cose, molto buoni. Poi ho preso delle zuppe, anche in questo caso non si tratta di una zuppa già frullata, ma come per gli smoothies, dei pezzi di verdure già tagliati, che voi andate a cuocere e poi a frullare, quindi se vi piace frullato lo frullate, altrimenti lo lasciate tipo minestrone. E ho preso due versioni, mi si stanno congelando le mani, aia. Allora, questa ha gli spinaci e i broccoli, mentre questa ha le carote, le zucchine, le lenticchie, la zucca, la patata dolce, un po' di roba, insomma molto molto buone anche queste. Ah, che male raga. Poi, ah, un'altra zuppa ancora, mi ero dimenticata di averne prese tre, questa invece è una zuppa di piselli, che oltre ai piselli ha le lenticchie, le carote, la cipolla e l'aglio. E qui invece abbiamo altri spinaci e dei broccoli, che come ben sapete non è la mia cosa preferita, se prendo dei broccoli freschi io sinceramente ho paura che poi mi vadano male, quindi preferisco averli surgelati, così se mi viene lo schierevizzo un giorno in cui mi sento particolarmente folle di cucinarmi dei broccoli, li ho surgelati. Poi ho preso questo qua che è aglio schiacciato. Non l'avevo mai provato, finora avevo sempre preso l'aglio tritato, super comodo. A sto giro ho detto, vabbè, visto che c'è anche questo schiacciato, proviamolo. Non penso cambi tantissimo alla fine da uno all'altro. E poi ho preso le castagne, raga, le castagne surgelate. Io sinceramente non sapevo neanche che esistessero. Se voi siete esperti di castagne surgelate, fatemi sapere, datemi qualche consiglio. Ultima cosa per quanto riguarda i surgelati che vi faccio vedere, è la mia cosa preferita. In assoluto, dovete sapere che su Prozis ci sono dei piatti pronti vegani surgelati. Io non sono una grande fan dei piatti pronti surgelati, sinceramente non ne consumo praticamente mai, ma quando io ho scoperto questa cosa, vi giuro, ossessionata! È troppo buono! Infatti ne ho preso uno, due, tre e quattro. Sì, avete capito bene? E si tratta di questo piatto pronto con seitan, hummus e broccoli. Io vi giuro che questa cosa è troppo buona, anche perché questi cubetti di seitan sono super saporiti, cioè io non so cosa ci sia dentro, ma sa tipo di affumicato, è buono! I broccoli, vabbè, sono broccoli, comunque non mi danno particolarmente fastidio, li mangio, tanto di solito ce ne sono dentro pochissimi, e poi l'hummus, mamma mia! Il paradiso, letteralmente. E fine, o meglio, fine per i surgelati, poi c'è tutto il resto. Direi che intanto metto via queste cose in freezer perché sennò vanno male e torno tra mezzo secondo con il resto. E ok, quindi possiamo togliere la prima scatola e passiamo alla seconda. Direi che pesco a caso e vediamo cosa esce. Sarà un po' cibo, un po' altro, vediamo. Allora, la prima cosa che prendo è questa cosa qui. Ah,
Questi, ok, queste ve le avevo già fatte vedere, non sono una novità per me. E sono semplicemente delle piadine. Niente di troppo strano, niente di troppo particolare. Io consumo molte piadine, mi piacciono tantissimo, quindi ogni tanto mi prendo questi Prozis, che non sono le piadine più buone del mondo, onestamente no. Però non sono neanche terribili, cioè ci stanno, quindi ogni tanto prendo queste e via. Bisogna soltanto farle cuocere tanto perché tendono a rimanere un po' gommosine, però come sapore ci siamo. Poi abbiamo questa cosa qui, fermi, ne ho due, eccoli. Allora, questi sono degli asciugamani che tecnicamente sono venduti come asciugamani da palestra, però ho provato la scorsa volta a prenderne uno rosa, più rosa bellissimo poi, e onestamente, cioè secondo me vanno anche molto bene come asciugamani per il bagno da casa. Non sono male, raga, per niente, sono magari un pochino più sottili rispetto agli asciugamani classici, però come grandezza ci siamo. Vi consiglio soltanto di lavarli prima, uno perché vabbè, sa proprio di plastica di nuovo, a me dà un botto fastidio, quindi a prescindere l'avrei lavato, ma poi anche perché gli asciugamani quando sono nuovi non asciugano mai bene finché non fanno il primo ciclo di lavaggio, non so se lo sapete, vabbè. Comunque li ho presi appunto per il bagno, anche perché io non vado in palestra, sono molto carini esteticamente, quindi ho preso uno viola, uno lilla e poi ho quello rosa che avevo già preso. Ma andiamo avanti e prendo questa cosa qui che sono, gli spaghetti. E io ho scoperto questa sezione grazie a Alice Pizza Caju, che su TikTok sta facendo un po' di video su Prozis, e io ho detto scusami, queste cosine, cioè dove le trovi? Perché dovete sapere che Prozis ha un problema: ha la sezione vegana, ma in quella sezione vegana non ci sono davvero tutti i prodotti vegani che hanno. No, non capisco come li selezionino, perché se andate nelle altre sezioni di cibo non vegano trovate cose che effettivamente sono vegane, perché non le mettono nella sezione vegana? Allora dannazione. Quindi ogni tanto vado a esplorare anche le altre categorie, sto lì a leggermi tutti gli ingredienti bla bla bla, e trovo sempre qualcosa, tipo questi spaghetti, raga, cioè che sono spaghetti, hanno semplicemente il grano come ingrediente, quindi perché non dovrebbero essere vegani? Vabbè, questi non hanno nulla di troppo strano, sono dei semplicissimi spaghetti, c'è scritto al dente, infine li proveremo e vedremo come sono, ma mi sembra di averne preso anche degli altri, non so se riesco a prenderli adesso, quindi intanto andiamo avanti e vediamo. Questo mi interessava, qui io volevo arrivare, raga, gli gnocchi. Questi sono gnocchi a conservazione fuori frigo, e anche questi sono vegani perché non c'è uova, non c'è latte, non c'è nulla, semplicemente patate, farina, sale, un po' di cose, sono un po' insaporiti perché c'è anche la cipolla, il brodo vegetale eccetera eccetera, ma sono vegani anche questi. Ci sono anche altre versioni, ma le altre versioni non sono ovviamente vegane, perché ci sono la versione carbonara e speck e gorgonzola se non sbaglio, però queste sono gusto classico, cioè senza nulla di che, e quindi ho assolutamente voluto prenderli, anche perché sono una super amante degli gnocchi, cioè sono la mia cosa preferita, quindi assolutamente non posso non prenderli, anche perché Alice Pizza Caju li ha recensiti, detto che sono veramente buonissimi, quindi staremo a vedere. Poi ah sì, un altro pacco di gnocchi, perché sono andata proprio fiduciosa, ne ho già presi due. E poi ho preso questa cosa qui, raga. Allora, visto che da qui non si capisce, vi metterò una foto, e in questo momento questo è vuoto perché io l'ho già provato. Questo si chiama Serena ed è un cuscino massaggiante, raga. Io lo sto esaurendo da quanto lo sto utilizzando. Lo mettete nella zona del collo, in realtà può essere usato anche per le gambe, cioè un po' dove vi pare, però io lo uso soprattutto sul collo. Lo attivate e vi fa un massaggio che wow. C'è sia la modalità riscaldante che la modalità non riscaldante. Io vi consiglio quella riscaldante se avete problemi proprio qua di tensione muscolare, dolori, cioè è una cosa paradisiaca. Fa un po' male, cioè nel senso è aggressivo comunque, non è una cosa delicata. Infatti dovete trovare anche un po' la posizione che non vi faccia troppo male, perché sennò sarebbe controproducente, ma io innamorata, cioè veramente wow, non so perché io non l'abbia preso prima, sinceramente ti amo con tutto il mio cuore, grazie di esistere. Poi ho preso, che cos'è questa cosa? Ah, questa in realtà non è per me, è per mia sorella che l'aveva vista e la voleva. Io sono già strapiena di piastre, quindi direi che sono a posto, ed è appunto una piastra per capelli lesciante super semplice, cioè su Prozis veramente c'è di tutto, raga, dal cibo ai cuscini massaggianti, le piastre per capelli, di tutto e di più. Poi, cosa c'è qua? Ah, ok, li ho presi senza volerlo tutti e due e sono la stessa cosa, quindi ottimo. Questi sono dei calzini di questi colori spettacolari. Ecco, l'altro asciugamano che avevo preso era proprio di questo rosa bellissimo. Ci sono alcune cose dei vestiti di Prozis che io amo, tipo i reggiseni sportivi. I calzini non li ho mai provati, andremo a vedere come sono. Il materiale non sembra malissimo, non è cotone comunque. Vediamo ad indossarli se mi trovo bene. Il colore per ora super approvato, voglio vedere anche questi rosa. No vabbè, cioè quanto sono
carini, raga. Cioè, questo è proprio il rosa che io amo. Spettacolari. Ma andiamo avanti, non è ancora finita. Ecco, questo è un altro prodotto che non è segnato come vegano, e invece lo è. Praticamente sono delle semplicissime barrette. Non c'è miele all'interno. Infatti ho controllato 20 volte, perché di solito è quello che frega. E sono delle barrette con cioccolato fondente. Questa è una scatola che ne contiene quante? 12, quindi diciamo un buon numero. E io amo le barrette, soprattutto a colazione, che non ho voglia di star lì a pensare troppo a cosa mangiare. Apro una barretta, me la mangio e via. Quindi vedremo, perché queste sono una novità per me, visto che non erano nella sezione vegana. Vediamo come sono. Andiamo avanti e prendo questa cosa qui. Buono, raga, raga. Allora, questo è un cosino per fare il chai latte. Questo è uno specifico, è al gusto poi cacao. Ci sono tante varianti e sono in bustina, tipo solubile. Lo mettete nel latte vegetale e vi esce questa cosa super speziata, buonissima. Questa linea l'avevo scoperta l'anno scorso e tuttora io ne sono ossessionata. Veramente molto molto buono. Poi si inizia ad arrivare effettivamente l'autunno, l'inverno, il freddo. Questa cosa vi consola ogni mattinata, pomeriggio e sera della vostra vita. Andiamo avanti. Non capisco quanti prodotti ci sono ancora. Tiriamo fuori questo. Oh, eccoli qua. Ve l'avevo detto che c'erano altri spaghetti. Questi, a differenza degli altri, sono degli spaghetti proteici. Onestamente non so bene per quale motivo. Ah, ci sono le proteine della soia oltre al grano, ecco. C'è scritto prodotto italiano. Ci dobbiamo fidare? Non lo so, non lo so. Poi, cosa abbiamo? Che cos'è questo? Ah, burro di frutta secca, però questa volta non è di arachidi, ma di nocciole, perché non l'ho mai preso. Sarà sicuramente mega, mega, mega buono. Arriviamo all'ultimo prodotto che è... Oh yes, raga, questa è una pasta di riso e castagne. A dire il vero non è la prima volta che la prendo, però non l'avevo più provata, l'avevo regalata a qualcuno. E allora ho deciso di riprenderla perché mi sono resa conto che io non l'avevo mai provata. Poi Gabriel è un super amante delle castagne, quindi la proveremo insieme. Era particolarmente gasato. Sono dei fusilli. Vi farò sapere. E fine, raga, quindi questo è stato il mio unboxing di oggi di Prozis. Veramente un sacco di roba super interessante. Io vi ricordo che c'è sempre attivo il mio codice sconto su Prozis, che è strega10, e vi dà appunto il 10% di sconto. Poi se mi seguite su Instagram, io ogni tot pubblico anche delle promozioni particolari che fanno durante qualche settimana, quindi seguitemi. Giunti a questo punto del video, direi di scegliere un bel hashtag della fine da scrivere qui sotto nei commenti. L'hashtag della fine potrebbe essere, ce lo facciamo, hashtag castagne, perché sono state abbastanza protagoniste. Tra la pasta di castagne e quelle surgelate, direi che dominano in questo unboxing. Quindi sì, hashtag castagne, scrivetelo qui sotto nei commenti. Io in descrizione vi lascerò tutti i link di tutti i miei social, così se vi va potete seguirmi anche lì. Vi ringrazio tantissimo come sempre per essere rimasti con me anche in questo video, e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!